equazioni differenziali sono delle equazioni dove l'incognita, diciamo, non è un numero, ma è una funzione. E quindi sono delle equazioni funzionali, va bene? E si chiama differenziale perché l'incognita, cioè questa funzione, compare all'interno dell'equazione con le sue derivate, va bene? Per esempio, y' di x uguale a x. Questo in realtà è un problema che abbiamo appena visto, perché se guardiamo bene quello che c'è scritto, allora c'è un'equazione, l'equazione, l'incognita non è la x, va bene? L'incognita è la y, la funzione y, e questa funzione y deve essere tale per cui la sua derivata deve essere uguale a x. Y di x è, diciamo, l'incognita. Cosa sta a fare qui la x? Beh, la x è la variabile indipendente e spesso potrete trovare, diciamo, sarà sottinteso che questa equazione deve valere per un certo numero di x, per un certo insieme di x, che probabilmente farà parte del dominio delle funzioni, delle funzioni che saranno coinvolte in questa equazione. Allora, questa è in realtà un'equazione differenziale che sappiamo già risolvere, perché ci sta chiedendo di calcolare la primitiva o le primitive di x. Quindi quando cerco le soluzioni di un'equazione non devo trovare solo una soluzione, devo trovare tutte le soluzioni che ci sono. In questo caso abbiamo visto che per... Allora, vedete la mossa? Dai, rapido. Con i 31. Allora, l'incognita è y di x. Per trovare y di x, che operazione dobbiamo fare? Dobbiamo, visto che qui compare solo la derivata prima, dobbiamo integrare. Quindi qui per trovare y di x si integra la derivata, quindi si integra, quindi si mette anche il dx, e quindi integrare questo vuol dire integrare x in dx, e quindi trovate x quadro mezzi più costante. Quindi questa equazione differenziale ha infinite soluzioni e l'insieme delle soluzioni è dato da tutte le funzioni del tipo x quadro mezzi più c. In generale dovrete aspettarvi che se c'è solo l'equazione differenziale senza altre condizioni che possono essere aggiunte, in generale ci sono infinite soluzioni per quell'equazione differenziale, almeno per quello che vedremo noi. Cosa intendo quando uno dice oltre equazioni differenziali ci potrebbero essere altre condizioni? Per esempio, invece di risolvere questo problema, uno potrebbe avere un problema leggermente più complicato. Avere sempre questa equazione differenziale, però tra le tante soluzioni vuole quella per cui, non so, y di 0 deve fare 1, va bene? Oppure che il limite per x che tende a più infinito di y deve fare una certa cosa. Insomma, oltre all'equazione differenziale potete avere altre condizioni che selezionano tra le possibili infinite soluzioni quella che vi interessa, o quella che interessa a chi vi propone l'esercizio. Per esempio, in questo caso qui, allora uno risolve, trova l'equazione generale, la soluzione generale dell'equazione differenziale. Questa è solo l'equazione differenziale, questa è una condizione aggiuntiva. Quindi abbiamo detto y di x uguale x quadro mezzi più c, e poi se vuole che valga questo lo impone, allora y di 0 deve fare 1, e allora quando sostituisce 0 qui dentro viene 0 mezzi più c, e quindi vuol dire che invece di prendere una costante qualsiasi, se volete che y di 0 faccia 1, dovete imporre che c sia esattamente uguale a 1. Quindi tra le infinite soluzioni ce n'è una sola che poi soddisfa questa condizione aggiuntiva. Ok, allora qui va tutto bene perché l'equazione differenziale è un tipo molto speciale. Derivata dell'incognita, va bene, uguale a una funzione di x, va bene? Allora, se quindi siete in una situazione del tipo y' di x uguale a una funzione generica di x, questo come si risolve? Si risolve integrando. Si integra e quindi la y di x sarà l'insieme delle primitive della funzione f di x. Va bene?
Ecco, ma purtroppo non tutte le equazioni differenziali sono in questa forma. Cioè, oltre a, magari potete avere la derivata prima uguale a qualcosa, ma questo qualcosa può dipendere, oltre che da x, anche da y. Facciamo un esempio. Andiamo a y', invece che prendere y' di x uguale a x, prendiamo y' più y di x uguale a x. Anche questa è un'equazione differenziale, anche qui l'incognita è la y. Questa equazione deve valere, se non c'è scritto niente, diciamo in generale per x appartenente a R, o comunque nel dominio più grande possibile, dipende dalle funzioni che sono appunto coinvolte. Però questo trucchetto di integrare non si riesce più ad applicare, perché se integrate entrambi i membri, come abbiamo fatto nel caso precedente, qui magari ottenete la y di x, ma poi quando integrate la y, siccome voi la y non la conoscete, non riuscite a continuare. Quindi solamente, diciamo, basta cambiare un po' la forma. Se non è questa forma qui, bisogna inventarsi qualcos'altro, perché solo l'integrazione non vi aiuta a trovare subito la y. Vedremo che c'è una maniera per riuscire ad applicare l'integrazione e quindi, diciamo, a costringere anche questo tipo di equazione differenziale a essere risolte come quello di prima. Quindi per saper risolvere l'equazione differenziale bisogna saper bene fare le integrali. Allora, prima di farvi vedere il metodo che si segue per determinare le soluzioni di questa equazione differenziale, cerchiamo prima di capire che cosa significa questa equazione differenziale. Perché se uno si, diciamo, uno impara solo i metodi algebrici per risolvere le equazioni differenziali, se non ha almeno una valida idea di cosa sta facendo, vuol dire, può accadere un imprevisto o qualunque cosa e non sapete come gestire la situazione se non avete un'idea di quello che state cercando di fare. Allora, che cosa significa questa equazione? Allora, proviamo a visualizzare cosa significa questo tipo di equazione. Va bene, io devo scegliere tra le infinite funzioni quella che soddisfa questa equazione. Ma che tipo di costrizione dà questa equazione? Allora, proviamo a scriverla così: y' di x uguale a x meno y di x. Bene? Allora, questa incognita, questa funzione che stiamo cercando, deve avere la derivata, la derivata sappiamo che è il coefficiente angolare della retta tangente nel punto in cui sul grafico della funzione. La derivata deve dipendere dal punto xy che stiamo prendendo. Allora, voi immaginate che questa funzione y di x che stiamo cercando, va bene? Questa equazione dice, guarda, l'inclinazione di questa funzione non può essere come gli pare, deve soddisfare questa equazione qua. Allora, cerchiamo di mettere sul piano questa informazione. Vediamo un po' graficamente che cosa significa. Allora, per esempio, nel punto 0, 0, punto 0, 0, coordinata x0, coordinata y0. Allora, nel punto 0, 0, se la curva dovesse, la curva y dovesse passare in quel punto lì, che derivata dovrebbe avere? Allora, se la funzione passa per il punto 0, 0, vorrebbe dire che x uguale a 0, y di x uguale a 0, e la derivata prima deve essere uguale a 0. Quindi vuol dire che se questa funzione passa di qua, non può passarci così, va bene? Deve passarci con una derivata orizzontale, deve passarci con derivata uguale a 0. E quindi, allora, per segnare questa informazione, proviamo a mettere degli indicatori di direzione, va bene? Noi quando disegniamo una funzione, va bene, la funzione segue un certo grafico, in ogni punto avrà una retta tangente se è derivata. Questa equazione qua gli dice come deve essere la tangente nel punto in cui passa, va bene? Quindi se passa di qua, qui deve passare con derivata orizzontale. Ma quelli non sono gli unici punti dove deve passare con derivata orizzontale, perché per avere qui 0, che cosa deve accadere? Deve accadere che x è uguale a y. No? Se x è uguale a y, questa differenza fa 0. Allora vuol dire che prendiamo in considerazione la retta y uguale a x. Allora, quando questa curva, questa y di x che stiamo cercando, passerà su uno di questi punti, lì la derivata come deve essere? Deve essere uguale a 0, perché lo dice l'equazione. L'equazione seleziona una tra le tante funzioni, anzi un insieme di funzioni, perché costringe la derivata a soddisfare quello che abbiamo imposto. Quindi
la derivata y' sarà 0 quando x meno y, quando x uguale y. E quindi su tutta questa retta qui, quindi non solo nel punto 0, ma anche qua, anche qui, mettiamo questi indicatori. Beh, diciamo, se qualcuno presente anche in fisica, spesso quando si studia elettrostatica si fanno oppure comunque quando si studiano le forze, uno può parlare di campo di forze in ogni punto, c'è un vettore applicato per cui se la massa passa in quel punto agisce quella determinata forza. Anche qui stiamo facendo una cosa di questo tipo, per ogni punto specifichiamo che cosa deve fare la funzione in quel punto. Quindi l'equazione è una maniera per imporre localmente in ogni punto determinate condizioni. Lì la derivata deve essere tot, a seconda del punto che prendete. Va bene, allora qui accade questo. Allora, vediamo un po' che cosa succede se per esempio cambiamo retta. Adesso questo fatto di ragionare per rette è semplicemente per riuscire a fare un disegno, ma io attraverso questa equazione potrei, in teoria, per ogni punto, ogni punto mi dai xy, io faccio il calcolo, trovo un numero e vuol dire che in quel punto ci appiccico una certa direzione. Se viene positivo sarà crescente, se viene negativo viene decrescente. Allora, proviamo per esempio su questa retta qui. Vediamo un po' lungo questa retta qui che cosa succede. Questa retta qui è y uguale a x meno 1. Allora, no? Qua facciamo che vale meno 1. Allora, quando guardiamo lungo questa retta qui, che cosa deve accadere? Allora, dovrei fare, diciamo, se sono sulla retta y uguale a x meno 1, quanto fa x meno y? X meno y fa esattamente 1, va bene? Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se sei su un punto qui sopra, lì l'inclinazione, la retta tangente di questa funzione che stiamo cercando deve essere uguale a 1. E quindi qual è l'inclinazione uguale a 1? È esattamente questa, lungo la retta. Bene, quindi questa equazione vi permette in ogni punto di decidere questa funzione che inclinazione avrà. Proviamo a farlo anche per altri punti. Adesso questa qua sarà y uguale a x meno 2. Faccio la differenza, qui ci metto meno 2, quindi vorrà dire che qui è 2. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'inclinazione qui deve essere 2. Allora, 2 è un po' più pendente di 1, diciamo così. Poi sulle dispense trovate il disegnino fatto qua bene. Però la costruzione è questa, va bene? Proviamo anche a farlo ancora una retta di qua, poi vediamo un po' come si interpreta tutto questo. Qui sarebbe y uguale a x più 1. Quindi suddividiamo il piano con un fascio di rette tutte parallele, così. In questo caso particolare si fa col fascio di rette. In generale, tu dall'equazione, se è una equazione del tipo derivata prima uguale a una funzione di xy, dai xy e lui ti restituisce l'inclinazione in quel punto. Andiamo per esempio qua giù. Qua giù invece, qui, questi punti, la differenza x meno y è uguale a meno 1. Allora vuol dire che lì sopra l'inclinazione adesso è uguale a meno 1. E facciamola questa inclinazione uguale a meno 1. La facciamo un po' su alcuni punti, tanto per dare un'idea, ma andrebbe fatta su tutti gli infiniti. Ok, allora questo è un po' il campo di direzioni, va bene? Allora, supponiamo che adesso di questa equazione non vogliamo trovare subito tutte le soluzioni. Diciamo, come nell'esempio precedente, diciamo, cominciamo da un punto. Per esempio, siamo qui sopra, siamo su questo punto qua, no? Imponiamo il passaggio per quel punto. Che cosa succede al resto del grafico di questa funzione? Allora, è come se uno dice, partiamo da qui e seguiamo le direzioni punto a punto che ci vengono date da questa equazione. Quindi qui devo partire, diciamo, decrescente. Adesso qui non ho fatto l'indicazione della direzione anche tra questa retta e quest'altra, ma che cosa succederà tra qui e qui? Allora, qui è l'impedenza meno 1, qui la pendenza è 0, in mezzo saranno inclinazioni intermedie. Quindi, man mano che io cerco di fare il grafico di qua, e quando faccio il grafico devo rispettare la direzione in ogni punto, cosa accadrà? Allora, qui diventa sempre meno pendente, finché non interseca la y uguale x, lì la derivata viene 0, e poi che cosa succede? Qui la derivata è 0, qui la derivata è 1, in mezzo ci saranno inclinazioni intermedie, e cosa accade? Invece di avere inclinazione 0, qui andrà verso 1, quindi comincerà a essere crescente. E se seguite
se seguite l'andamento della funzione, seguite secondo queste inclinazioni, vedrete che il grafico sarà più o meno questo. Adesso quello che sto facendo è un grafico qualitativo delle soluzioni. Poi la risolviamo e vedremo se torna il discorso. Allora, quindi se parto da qui, il grafico sarà più o meno una cosa così. Andiamo un po' qui sopra, se parto da qui. Allora, qui accade una cosa strana. Accade che la direzione in cui devo andare corrisponde proprio anche alla inclinazione della retta. Allora, quindi vuol dire che se parto da qui devo andare in questa direzione. E in quella direzione sono ancora su quella retta, devo andare ancora nella stessa direzione. Quindi se parto da questa posizione, la soluzione di questa equazione differenziale, che grafico avrà? Devi seguire quello che ti dice il flusso delle direzioni, andrai dritto così. E quindi che cosa vuol dire? Allora, qui ho fatto un grafico approssimativo, però non so qual è l'espressione della funzione, poi la calcoleremo, però il grafico sarà più o meno questo. Questa qui invece mi dice di andare, se parto da un punto vai nella stessa medesima direzione, quindi rimango qui sopra, quindi forse questo vuol dire che qui il grafico della soluzione è esattamente una retta. E la retta ce l'abbiamo, l'espressione y uguale a x meno 1. Quindi se parto da un punto qui, seguo y uguale a x meno 1, va bene? E questa qui è una soluzione dell'equazione differenziale, dal grafico che abbiamo fatto sembrerebbe di sì. Proviamo a verificare. L'equazione differenziale può essere difficile da risolvere, ma se voi invece dovete solo verificare se una certa funzione è soluzione dell'equazione differenziale, quello invece è semplice, perché cosa basta fare? Come con i numeri, sostituisci e vedi se funziona. Prendi questo, lo metti qua dentro, fai la derivata di y' e ti viene 1 più y di x uguale a x meno 1, e quindi ci metti x meno 1 uguale a x. È verificata questa uguaglianza? Sì. Quindi vuol dire che questa qui è una soluzione dell'equazione differenziale e l'abbiamo beccata semplicemente facendo un grafico. Qui abbiamo un altro grafico, qui è più complicato, non so qual è l'espressione, però abbiamo già un'interpretazione qualitativa di quello che farà. Questa roba qui farà così, qui avrà un minimo e poi quando andrà più infinito tenderà a questo asintoto, senza fare nessun calcolo. Vediamo un po' da quest'altra parte che cosa succede. Qui ne ho messe poche di direzioni, ma se guardate, se avete la pazienza di guardare almeno il disegno che c'è sulle dispense, vedrete che quando avete abbastanza direzioni, il flusso delle soluzioni si vede, va bene? E qui come saranno, diciamo, il grafico? Il grafico sarà una cosa fatta così. Allora, tutte funzioni che avranno questo grafico qua. Perché tante? Perché sono tante le soluzioni di questa equazione differenziale. A seconda del punto dove parti, avrai una soluzione. E la forma di queste soluzioni sarà questa. E questa forma si può già individuare dando un'occhiata al campo di direzione che avete, diciamo, imponendo l'equazione differenziale. Quindi il significato di questa equazione differenziale è: dato un punto, se la funzione passa per quel punto, l'inclinazione è fissata. Deve essere quell'inclinazione. Bene, allora adesso guardando questo grafico, adesso ce lo teniamo. Lo teniamo lì, non lo cancelliamo. Adesso proviamo a risolvere, cioè proviamo a trovare un'espressione esplicita per le soluzioni. Quindi adesso vi dico il metodo come si fa. Ma questo fatto che voi in questo caso riuscite a trovare la soluzione dell'equazione è un fatto del tutto eccezionale, perché le equazioni differenziali in generale sono molto difficili da risolvere esplicitamente. Si sanno risolvere esplicitamente alcune classi. È ancora più complicato dell'integrale. L'integrale trovare la primitiva può essere complicato, in alcuni casi non ci si riesce. Con le equazioni differenziali la situazione è ancora peggio, va bene? Quindi alcune soluzioni, alcune classi di equazioni si riescono a trovare esplicitamente, altre no. Quando non sei in grado di trovarle esplicitamente, bisogna fare ragionamenti di questo tipo. Quindi è vero che adesso quando si parla, si introduce l'argomento, si fanno vedere un po' di metodi, ma quelli sono praticamente quei pochi che si sanno. In altre situazioni si deve ragionare con degli approcci qualitativi più di questo tipo. Allora, adesso dimentichiamoci un attimo questa interpretazione e applichiamo un metodo di soluzione. Allora, questo tipo di equazioni differenziali qui, allora bisogna allenarsi subito a individuare il tipo di equazione differenziale, perché a seconda del tipo di equazione differenziale ci sarà un algoritmo per risolverlo, se esiste questo tipo.
Questa è un'equazione differenziale lineare, va bene? Perché lineare? Perché allora da una parte c'è tutta la parte che dipende da y, qui c'è una combinazione lineare della funzione che stiamo cercando e delle sue derivate. Più è alto l'ordine di derivazione, più complicata è l'equazione. Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine perché compare la derivata prima. Più è alto l'ordine, più è difficile. Allora, come si deve fare in questo caso? Allora, adesso prima vediamo il caso specifico, poi vediamo l'esempio generale. Allora, qui ho detto che non potete derivare direttamente, perché, scusate, integrare direttamente, perché se integrate direttamente non trovate solo la y, ma trovate anche l'integrale di y, è seta al punto di partenza. Quindi abbiamo visto che le equazioni differenziali più semplici sono quelle in cui qui c'è una derivata. Se qui c'è una derivata di una funzione e qui c'è una funzione che dipende solo da x, allora basta integrare. Ma questa non è così come è scritta la derivata di una funzione, è di più, è una derivata e la funzione stessa. Allora quello che si fa è si moltiplica per un fattore che si chiama fattore integrante. Poi vi dico come si fa a trovare il fattore integrante in generale. In questo caso il fattore integrante è alla x. Allora, che cosa succede quando io moltiplico per e alla x? Allora, vediamo un po', viene e alla x per y' di x. Cerchiamo prima di capire l'effetto che ha questa moltiplicazione. Intanto moltiplico per un numero positivo, diciamo l'equazione differenziale è equivalente a quella di prima. È ovvio che quando fai delle operazioni devi essere sicuro che la modifica che fai non influenzi l'insieme delle soluzioni. Ecco, ma adesso questa funzione qua è la derivata di qualcosa e in particolare è la derivata del prodotto di e alla x per y di x. Come uno fa a vederlo? Allora provate a fare la verifica. Allora se voi derivate questo vi viene la diciamo la derivata di e alla x che è alla x per y di x non derivato, che è questo termine qua, più e alla x per il termine y di x derivato, che è y' di x. Va bene? Quindi, adesso, poi vediamo un po' come si fa a determinare questo fattore, ma moltiplicare per questa quantità permette di scrivere questo primo membro come la derivata di una funzione. Questo è importante perché adesso abbiamo la derivata della funzione uguale a una funzione che dipende solo da x. E questa è la situazione iniziale che avevamo visto. Quando avevamo y' uguale a x, lì era facile, si integra e non ci sono problemi. Qui non potevamo farlo, ma moltiplicando per questa cosa trasformiamo questo primo membro nella derivata di qualcosa e adesso possiamo integrare. Allora, proviamo a integrare. Allora, se integriamo, allora integrare vuol dire fare l'integrale di qua e fare l'integrale anche da quest'altra parte, e alla x per x dx. Allora, che cosa succede quando integrate una funzione che è la derivata di qualcosa? Allora, integrare vuol dire trovare proprio la primitiva, vuol dire trovare una funzione che è derivata di a questo. Mi stai chiedendo mi stai chiedendo la primitiva della derivata di questa funzione? È questa funzione stessa. Quindi qui ottenete e alla x per y di x. E notate quello che è successo. Adesso la y di x in questa equazione non è più derivata, va bene? Non è più un'equazione differenziale, è un'equazione semplice dove basterà esplicitare la y di x. Allora, vediamo qui sopra che cosa succede. Allora, y di x quindi è uguale a che cosa? Y di x è uguale a l'integrale di questa roba qui, e alla x che poi lo risolveremo. Quando fate la primitiva di questa funzione qua, è chiaro che già nel simbolo è compresa la costante additiva, va bene? Ma adesso la scrivo esplicitamente in maniera tale che se uno se la dimentica perché è stato abituato e quando fa gli integrali non serve a niente, adesso è bene che se lo ricordi perché è fondamentale. Quindi qui adesso la scrivo esplicitamente questa costante additiva, ma sarebbe già compresa nell'integrale che dovete ancora fare. Y di x non è uguale a questo, ma è uguale a questo diviso per e alla x, quindi moltiplicato per e alla meno x. Va bene? Allora, quindi che cosa è successo? Avevamo l'equazione differenziale, abbiamo moltiplicato per questo fattore integrante, poi vediamo in generale come si trova. Qual è l'effetto di questo fattore integrante? Di interpretare questo primo membro come la derivata di qualcosa.
quando avete la derivata uguale a una funzione, integrate, una funzione che dipende solo da x, qui non c'è y, integrate e a questo punto potete esplicitare y. L'obiettivo era trovare y e qui c'è una formula per y. Questa formula dipende ancora da questa integrale. Adesso troviamo questa integrale e troveremo una formula diretta per... Allora, ci manca ancora questo. Allora, scriviamo la x, x di x. Quindi tutto è stato ricondotto a trovare una primitiva e quindi questo è l'argomento che abbiamo visto. Allora, qui come si può fare? Si può fare per parti, si prende l'esponenziale, si porta qui dentro e quindi qui ottenete x di e alla x. Adesso applicate integrazione per parti, meno e alla x in dx, quindi portate la x dentro, integrato rimane la stessa funzione, poi applicate integrazione per parti, quindi scrivete il prodotto meno e scrivete un'espressione che è uguale a questa invertendo l'ordine, diciamo il ruolo delle due funzioni, e poi quindi qui dovete ancora scrivere x e alla x meno e alla x più costante. Bene? Ok? Adesso anche qui ce l'ho messa sta costante, ma questa costante è questa costante qua, quella costante qua. Va bene, allora questa è la primitiva, allora vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora adesso quella funzione lì devo moltiplicarla per e alla meno x. Quando moltiplico per e alla meno x, che cosa succede? Quando moltiplico per e alla meno x, questo va via, questo diventa costante per e alla meno x. Quindi viene x meno 1 più costante per e alla meno x. Bene? Bene, allora a questo punto l'equazione differenziale è stata risolta. Qual è la soluzione? Quali sono le soluzioni di questa equazione differenziale qui? La formula, adesso esplicita, è y di x uguale a x meno 1 più costante che moltiplica e alla meno x. Questa costante che cosa vi dice? Questa costante vi dice che qui ci sono infinite soluzioni. Cambi la costante, cambi soluzione. Adesso riguardiamo un attimo quello che avevamo fatto qui, questo disegno. Come va adesso la soluzione che abbiamo trovato? È coerente con quello che abbiamo fatto prima? Allora, per esempio, la soluzione che avevamo trovato semplicemente seguendo le direzioni, la prima soluzione che avevamo trovato esplicita era y uguale a x meno 1. È compresa nel set di soluzioni che abbiamo trovato? Sì, basta mettere c uguale a 0. Se tu prendi c uguale a 0, trovi una delle soluzioni che avevamo trovato prima. E le altre? E le altre, l'espressione è qui, dipende da c. Per esempio, quelle che stanno qui sopra, che poi è importante sapere interpretare il risultato. Quando fate dei calcoli, potete essere bravi a fare i calcoli, ma se non sapete interpretare il risultato, non avete fatto praticamente, cioè avete fatto una parte del lavoro, ma dovete essere in grado di interpretare il risultato. Allora, cosa succede quando, quali sono queste funzioni qua che abbiamo disegnato qui sopra? Che cosa corrispondono nell'espressione che abbiamo trovato qui? Allora, saranno quelle che ottenete mettendo un c maggiore di 0 qui dentro. Se qui mettete un c maggiore di 0, otterrete tutte le funzioni che stanno qui sopra. Come si fa, per esempio, adesso a capire che quando x tende a più infinito, queste funzioni tendono a questo asintoto qua, la funzione y uguale a x meno 1? Guardi, questo fa il limite per x che tende a più infinito, la differenza tra questo e la retta è dato da c volte e alla meno x. Quando fa il man di x a più infinito, questo fattore va a 0, e quindi spieghi perché tutte queste rette tendono a questa funzione. Quelle di sotto hanno un comportamento analogo e le ottenete per c minore di 0. Per c minore di 0, quando questo è c minore di 0, questo è minore di 0, quindi vuol dire essere un po' più piccole della funzione x meno 1, e quindi è qui sotto, e quando mandate x a più infinito tenderete ancora all'asintoto. Quindi quando voi risolvete un'equazione differenziale, spesso non vi chiederò solo la soluzione, ma della soluzione vi chiederò una proprietà. Va bene? Per esempio, in questo caso io potrei dire, non so, parti da, imponi che y di x, y di 0, non so, y di 0 faccia 0. Allora imponiamo che y di 0 faccia 0, quindi selezioniamo una soluzione di queste. Allora, quale sarà la c corrispondente? Provate a sostituire, vi viene, se ponete y di 0 qui dentro, vi viene meno 1 più c volte
più c volte e basta. E quindi perché questo sia uguale a 0 dovete imporre che c sia uguale a 1. Quindi tra tutte le funzioni che stanno qui in questo insieme, quella che passa proprio per questo punto è quello che ottieni mettendo c uguale a 1. Quindi io ti potrei chiedere, risolvi questa equazione, impone il passaggio per questo punto e poi invece di scrivere una soluzione ti dico, e cosa succede a questa funzione quando x tende a più infinito? Questa funzione tende all'asintoto x meno 1, oppure ti posso chiedere quanto vale la funzione, data la funzione in 0, quanto vale la funzione in 1, insomma. Quindi oltre alla soluzione uno vi chiede di interpretare il risultato in qualche modo. Va bene? Ci sono domande su questo? Quindi qui adesso abbiamo visto un esempio di queste equazioni differenziali lineari del primo ordine. Adesso vediamo un po' di individuare un metodo generale qui dentro. Allora, quindi questa equazione qui che abbiamo scritto è un'equazione che più in generale si può scrivere così. Silenzio. Allora, l'equazione che ho scritto prima, di cui ho fatto l'esempio, rientra in un insieme di equazioni differenziali che si chiamano equazioni differenziali lineari, quindi equazioni differenziali lineari del primo ordine. Tra parentesi dovrei dire a coefficienti non costanti, che ne vedremo i tre tipi, diciamo, di equazioni differenziali, ce ne sono tantissimi altri, ma vedremo tre esempi di tipi di equazioni differenziali. Quelle lineari del primo ordine a coefficienti non costanti, che è quello che vi faccio vedere oggi, poi quelle a coefficienti costanti ma di ordine quello che volete, non solo del primo ordine, e poi quella a variabili separabili. Queste sono solo le tre proprio di base, sotto questo proprio non si può. Allora, per questo tipo di equazioni differenziali qui, come si fanno a riconoscere? Devi mettere la funzione, devi vedere se si può mettere in questa forma. Se per caso trovate questo termine dall'altra parte, bene, dovete portarlo da questa, per partire tutti da questa posizione canonica. Qui tutte le funzioni dipendenti da y, qui la funzione solo di x. Per essere primo ordine non ci devono essere altre derivate o altre derivate prima. Questo coefficiente qui può essere anche non costante, va bene? Allora, qual era stata l'idea nell'esempio precedente? Dobbiamo cercare di moltiplicare per qualcosa in maniera tale da trasformare questo nella derivata di una funzione. Allora, per trovare questa cosa per cui questo fattore, cosiddetto fattore integrante, fattore integrante è quella cosa per cui moltiplichi, per cui poi ti viene la derivata di una funzione. Allora, è sempre un esponenziale, già decidere l'esponente. L'esponente è una funzione a grande di x, e a grande di x è una primitiva di a piccolo. Quindi a grande di x è una primitiva di a piccolo. Per esempio, nel caso precedente questo era 1. Noi abbiamo moltiplicato per a alla x, infatti una primitiva di 1 è x. Bene. Verifichiamo che così otteniamo esattamente la derivata che ci serve. Quindi se io moltiplico tutta questa roba qui per e alla a grande x, y' di x più e alla a grande x, y di x a x, qui avete e alla a x f di x. Allora, moltiplichiamo per questo. Allora, vi ho detto come si fa a determinare a. Basta prendere una primitiva, non occorre metterci le costanti, basta una. Allora, questo termine qua, che cos'è? Adesso questo qui è proprio la derivata di e alla a grande x per y di x. Perché? Si fa la verifica diretta. Allora, quando faccio la derivata di questo prodotto, che cosa dovrei fare? Dovrei fare questo che moltiplica la derivata di y, cioè questo termine qua, più che integrare entrambi i membri. Allora, integriamo,
Quindi qui se l'integra e quando integrate la derivata troverete semplicemente l'esponenziale. E qui invece dovrete integrare e troverete, avrete un integrale da fare. Qui l'integrale è immediato, perché se questa è la derivata di qualcosa, qui non lo so cosa potrà venire fuori, bisognerà fare l'integrale. Quindi risolvere l'equazione differenziale vuol dire risolvere quel tipo di equazione differenziale, vuol dire risolvere questa integrale qui. E quando ti serve la y di x esplicitamente, troverai la formula finale, che diciamo è la cosa da ricordare. Adesso, su come uno deve ricordarsi le formule, ovviamente, secondo me, quando uno si ricorda le formule, per ricordarsi la formula giusta è meglio che si ricordi il procedimento. Se non vuole ricordarsi il procedimento, è solo la formula, deve aver fiducia nella sua memoria. Va bene? Questa è quella che serve per gli esercizi. Qui io ci ho aggiunto la costante per ricordare che qui la costante additiva va ammessa. Va bene, va ammessa, se no la funzione cambia. Va bene, non è come nell'integrale che sembrava una cosa, un optional. Va bene? Adesso bisogna metterlo, quindi l'ho messo esplicitamente. Questa roba qui moltiplica tutto questo, perché quando voi portate questo dall'altra parte dovete dividere per e alla x, che è equivalente a moltiplicare per e alla meno ax. Se sapete questa formula qui, va bene, perché bisogna distinguere questo esame, un esame nozionistico o ti obbliga a ragionare. Se tu te la vuoi ricordare così, va bene, è solo applicarla. Un po' di nozionismo c'è. Se invece ti ricordi il procedimento, a quel punto, se hai un dubbio, te la ricavi facilmente perché sono due passaggi. Allora, per esempio, quindi io ci ho messo mezz'ora per spiegarvi l'esempio di prima, ma se uno non vuole spiegazioni, va bene, dice no, io voglio solo trovare la soluzione, non mi interessa altro. Questa è la soluzione? Devi riconoscere l'equazione differenziale, è un'equazione differenziale come quella che è stata scritta qui? Sì, cioè ax uguale a 1, qui è ax uguale a 1 e f di x uguale a x. Va bene? Bene, allora senza nessun ragionamento puoi dire che la soluzione è che cosa? Allora, a piccolo di x, prima trovi a grande di x. A grande di x significa trovare una primitiva di 1, e una primitiva di 1 è x. E poi sostituisci e alla meno x, integrale, e alla x, f di x e x, di x. Bene, quindi, dato l'esercizio, riconosci a x e f di x, applichi la formula, la risolvi e trovi la soluzione. Va bene? Allora, facciamo qualche esempio. Quindi, da adesso in poi cerco di applicare direttamente questa forza. Allora, proviamo questa. Allora, in questo esercizio avete l'equazione differenziale che prima, adesso abbiamo fatto solo di un tipo, quindi di quel tipo deve essere, però abituatevi a riconoscere bene il ruolo dei singoli termini, va bene? A x in questo caso, questa è un'equazione differenziale lineare, a x, a piccolo di x è uguale a 1 su x, aspettiamo che si quietino, riusciamo a stare zitti un po', pure. Allora, a piccolo di x è 1 su x, f di x è uguale a 4x quadro, va bene? E poi ci sarà anche la condizione aggiuntiva. Questa condizione aggiuntiva verrà usata dopo, quando dobbiamo determinare la costante particolare. Quindi questa per adesso non la usate. Intanto trovate la soluzione generale.
questo tipo di problema qui, dove c'è l'equazione differenziale è una, un insieme di condizioni su un determinato punto, si chiama anche problema di Cauchy. Allora, quindi adesso abbiamo identificato chi è a x piccolo e f di x. Prima troviamo a grande di x. A grande di x è una primitiva di 1 su x. Le primitive di 1 su x sono logaritmo del valore assoluto di x. Bene? Allora, adesso applichiamo la formula. Per non fare passaggi inutili, adesso calcoliamo anche e alla ax, che è la cosa che ci servirà, e alla x esponenziale del logaritmo viene valore assoluto di x. Bene, allora mettiamo adesso tutto qui dentro e viene quindi meno valore assoluto di x, stiamo applicando la formula, aperta parentesi, e alla x, quindi valore assoluto di x per f di x di x, f di x abbiamo detto che è 4x quadro integrale x costante. Va bene? Abbiamo applicato la formula, abbiamo trovato, dobbiamo fare questa integrale qua. Questo valore assoluto qui non promette niente di buono, bisogna ragionarci un attimo sopra. Allora, questa equazione differenziale qui, perché quando vi ho detto che questa equazione qui deve essere verificata per un certo insieme di x, quale sarà l'insieme di x che ti serve? Allora, tu stai partendo da x uguale a meno 1, va bene? Quindi sei, questo vuol dire, quando x uguale a meno 1, la tua y che stai cercando è qua, è in questa parte qui. Poi il grafico della funzione potrà essere, deve passare comunque di qua, questo te lo impongo io. Quando guardate l'equazione differenziale, anche qui c'è un dominio, va bene? Questa equazione differenziale qui, per quali x è verificata? Deve essere verificata? Beh, insomma, se non ti dico niente, è per tutti gli x possibili e immaginabili. L'unico x che qui senz'altro non va bene è x uguale a 0. Per x uguale a 0 questa equazione qui non ha senso, c'è un 1 su x, va bene? Quindi questo vuol dire che questa retta qua, va bene, che quando io farò il grafico, mi immagino sto grafico di questa funzione, questa barriera qui non la potrai oltrepassare, perché qui non, la funzione non è definita, va bene, non è definita. Quella funzione che io ti ho chiesto, che stai cercando, sta solo da questa parte. Perché? Perché l'equazione differenziale parti da meno 1, vai verso 0, no? Quando fai il grafico, segui l'indicazione della derivata dell'equazione differenziale, quando arrivi in zero non hai nessuna condizione, non puoi fare, non è verificata l'equazione differenziale, non è applicabile. Quindi questa equazione, quindi il ragionamento che uno ti chiede è, questa è la soluzione che mi sta chiedendo, gliela devo scrivere non per tutti gli r, ma per o gli r maggiori di 0 o gli r minori di 0, quindi o gli x minori di 0. Siccome il punto iniziale è meno 1, è quello il punto che mi hai dato, diciamo che mi concentrerò solo da questa parte. Quello che voglio trovare è l'espressione della funzione da questa parte. Bene? Allora, quindi vuol dire che da questa parte siamo con x minore di 0. Quindi non ti sto chiedendo su tutto r, ti sto chiedendo una cosa, una cosa più facile, sto chiedendo solo un lato, va bene? Ma questa divisione qua non te la dice nessuno esplicitamente, te la devi trovare da solo. La devi trovare da solo perché devi guardare il dominio, va bene? Il dominio qui in x uguale a 0 non è definita e quindi questa cosa qui non la puoi scavalcare, va bene? Bene, allora vuol dire che almeno se devo scegliere una delle due parti, visto che il punto iniziale me lo dai per x minore di 0, io te la trovo per x minore di 0. Allora, quando x è minore di 0, che cosa succede al valore assoluto? Quando tu applichi un metodo generale, il metodo generale deve prevedere tutti i casi possibili. E siccome il metodo generale non gli interessa la condizione iniziale, quando io ti do la condizione iniziale, tu devi fare una scelta. Cosa vuoi fare? X maggiore di 0 o x minore di 0? Se partiamo con una x minore di 0, resteremo in x minore di 0, fai solo il caso x minore di 0.
Bene, allora quando x è minore di 0, questi valori assoluti cosa diventano? Diventano meno x. Bene, quindi valore assoluto, allora se x è minore di 0, questo è valore assoluto di x è meno x. E va bene, allora qui mettiamo, quindi qua viene x, qua viene l'integrale di, almeno possiamo mettere fuori, di 4x al cubo, quindi x più quest'altro. Bene? Ok, adesso facciamo, risolviamo questa integrale, adesso questa è abbastanza semplice, c'è la x che moltiplica, la primitiva di 4x al cubo è x alla, la primitiva di x al cubo è x alla quarta quarti, quindi il 4 va via, quindi viene meno x alla quarta più la costante. Facciamo la moltiplicazione e troviamo la soluzione, quindi qui otteniamo meno x alla quinta più c di x. No, qui ho sbagliato una cosa. Ecco. Dunque, quando ho applicato non devo mettere meno, non meno valore assoluto di x, ho detto devo mettere, diciamo, ho detto che devo dividere per e alla, devo mettere e alla meno a x, e alla meno a x, devo mettere e alla meno a x, e alla meno x è 1 su valore assoluto di x, non era meno x, era meno 1 su x. Da questa parte c'è la moltiplicazione per il, cioè la divisione per e alla x, insomma, no? E la divisione per e alla x, siccome e alla x abbiamo detto che è un valore assoluto di x, bisogna dividere per x, e questo meno non c'è perché compare dopo. E allora qui c'è invece meno 1 su x, perché x diventa, cambia segno, qui c'è meno 1 su x, e quindi qua quando cambia, allora quando faccio questo prodotto viene x cubo e viene meno c su x. Allora, vediamo un po' se adesso torna. Abbiamo diviso per x, lì avevamo messo meno 1 su x. Sì, ok. Bene? Ecco, adesso questa qui che cos'è? Questa qui è la soluzione generale di questa equazione differenziale qui quando sono da questo lato. Non ho ancora imposto la condizione iniziale. Allora, per imporre la condizione iniziale dovrò scegliere una C. Bene? Allora, questa è la soluzione generale, quindi voglio che cosa? Che y di meno 1 faccia 0. Mi dici? Devo imporre che y di meno 1 faccia 0. Allora, non sanno perché farlo. Vabbè. Allora, meno 1, quindi devo mettere meno 1 qui dentro, meno 1 al cubo, meno c su meno 1, quanto fa? Meno 1 più c, e quindi vuol dire c uguale a 1. Quindi, questa è l'equazione, questa è la soluzione generale da questo lato. Tra le tante soluzioni da questo lato, voglio quella che passa per questo punto, e quindi tra i tanti c sceglierò c uguale a 1. E quindi la risposta finale a questo problema qui, questo problema qui è y di x uguale a x al cubo meno 1 su x. Bene? Magari anche quando lo scrivete, siccome appunto sulla condizione iniziale uno può fare qualche errore, controllate che sia che per quel punto faccia veramente 0. Se voi mettete qua meno 1, viene meno 1 più 1 a 0, quindi va bene, quindi passa per quel punto. Se uno avesse anche tempo, va bene, quando trovate la soluzione potete anche verificare se quello che avete fatto va bene. Cosa bisogna fare per verificare che una certa funzione è soluzione? Sostituisci e vedi se torna l'equazione. Proviamolo a fare.
Se hai trovato questo e vuoi essere assolutamente sicuro di aver fatto bene, che cosa devi fare? Devi controllare la condizione iniziale, questo l'abbiamo fatto. Poi devi controllare che sia verificata quella. Allora proviamo a fare, quindi la derivata prima di questo è 3x quadro meno, anzi più 1 su x quadro, poi più, poi c'è scritto y diviso x, quindi dovrei fare questo qui diviso x, e questo qui diviso x fa x quadro meno 1 su x quadro, va bene? Semplificate e ottenete 4x quadro, che è esattamente il secondo membro di questa. Quindi siccome la verifica è veramente la soluzione, questa verifica se fate i conti bene non è necessaria, ma avete l'opportunità se fate dei conti, se il calcolo, la soluzione non è così complicata, sostituite, se viene l'uguaglianza non ci sono problemi. Facciamo un altro esempio. Ecco qui un'altra cosa che si può dire, appunto l'ho detto a parole, questa è la soluzione per x tra meno infinito e 0, perché abbiamo fatto la parte negativa. Allora proviamo questa. Proviamo a vedere questa. Allora, quindi intanto si guarda l'equazione differenziale, è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, quanto vale a piccolo di x? Ecco, non è meno 1. No, è meno 1, 2 alla x più 1. Silenzio. Allora, cercate di capire perché non è meno 1. Perché quando uno vi dice il metodo generale che come cosa chiamava a piccolo di x? Chiamava il coefficiente di y di x, però se la deriva, se il coefficiente di y è un primo è uguale a 1. Se vi ricordate, quello bisogna sapere la teoria, per sapere applicarla. Quando ho scritto la teoria, tra virgolette, che non va imparata perché bisogna solo saper fare gli esercizi, io cosa vi ho detto? Per trovare il fattore integrante dovete trovare una primitiva di a piccolo di x. Ma a piccolo di x non è solo il coefficiente di y di x, è il coefficiente di y di x se la forma dell'equazione è questa. Questa qui non è in quella forma. Perché? Perché qui c'è una f di x e questo potrebbe voler dire questo. Qui c'è un coefficiente per y di x e va bene, ma qui c'è solo y' di x, qui non c'è solo y' di x. Quindi prima di prendere e partire col metodo, guardate bene quello che state facendo, ricordatevi la teoria, bene? La teoria dice questo termine qua è ad x, questo qua deve essere prima uguagliato a 1, bene? Come fai a farlo diventare 1? Dividi tutto per rx più 1, rx più 1 è positivo, lo dividi e quindi lo dividi e trovi, quando dividi trovi y di x su rx più 1 uguale a rx, bene? Quindi qui bisogna prima dividere. Dici, ma perché non ce lo dai già diviso? Sono affari miei, va bene? Non te lo dai già diviso, c'è un motivo, va bene? Non per fregare le persone, ma perché voglio che le persone imparino la teoria, va bene? Va bene? È la teoria... che questa cosa così astratta, va bene, è questa, ricordarsi che a di x è il coefficiente di y di x quando qui davanti c'è 1, va bene? Va bene. Allora, quindi, in realtà la forma canonica
a cui applicare il metodo è questa. Bene, quindi qui a piccolo di x, che cos'è? Quindi qui a piccolo di x è meno 1 su e alla x più 1. Questo qui è 1. Allora, quindi adesso abbiamo individuato con un po' di fatica a piccolo di x. Adesso dobbiamo trovare a grande di x. A grande di x chi è? A grande di x è una primitiva di sta roba qua. Allora, come si fa questa integrale qua? Allora, o qui si tenta una trasformazione con e alla x uguale a t per trasformare, cercare di trasformare una funzione razionale, se no si può fare anche una trasformazione di questo tipo. Allora, per esempio, possiamo dividere sopra e sotto per e alla x. Meno. Allora, quando divido sotto per e alla x mi viene 1 più e alla meno x, e sopra quando divido per e alla x viene e alla meno x. Bene, abbiamo diviso sopra. Allora, perché abbiamo fatto questo? Perché, diciamo, qui per integrare avrei bisogno dell'integrale reciproca di questa funzione, e qui dentro non c'è e alla x più 1. Bene. Allora, se faccio questa operazione qui, qui cosa succede? Allora, quando dividete sopra e sotto per e alla x, qui ottenete 1, qui ottenete e alla meno x, qui sopra ottenete e alla meno x. Questo e alla meno x al numeratore, adesso, che cosa ne fa? Portate dentro il differenziale, quindi dovrete integrare. Integrate, vi viene differenziale di e alla meno x, e c'è anche un segno meno quando integrate. Questo segno meno manda via quest'altro segno meno, quindi vi rimane così. Bene, adesso ci siamo quasi, perché qui sotto adesso abbiamo veramente il reciproco di qualcosa, e qui sotto, sopra abbiamo quasi la variabile giusta, basta aggiungerci un più 1, aggiungiamo un più 1 e poi facciamo la primitiva, che viene logaritmo di e alla meno x di t. E questo è il nostro a grande. Adesso quindi il nostro a grande è quello lì, e quindi e alla a grande x quanto verrà? Verrà logaritmo, l'esponenziale logaritmo, quindi verrà e alla meno x più. E alla meno x più 1 diviso f di x, me lo sono già perso, e alla x, e alla x. X più 1 e alla x dx, poi qui ci mettiamo la costante. Ok, allora dobbiamo ancora. Allora, adesso abbiamo trovato la grande di x, ormai il conto è impostato, quindi possiamo cancellare tutto il resto e concentrarci solo sulla y di x. Allora, la y di x, allora, è questa qua. Allora, mentre la scrivo provo anche a fare il conto, meno x più 1. Allora, facciamo un po' sta primitiva. Allora, quando qui faccio il prodotto, mi viene 1 più e alla x. Quindi dovrei integrare 1 più e alla x. Allora, integriamo questa roba. 1 integrale di 1 è x, l'integrale di e alla x è e alla x. E poi c'è ancora la costante di prima. Va bene? Allora, controlliamo così. Ok. Allora, questa è la soluzione generale, scriviamola in maniera decente, quindi è sopra e alla x più e alla x più costante, e sotto c'è 1 più e alla meno x. Allora, questa è la soluzione generale di questa equazione differenziale qui.
Quella costante lì ci serve per imporre la condizione iniziale. Allora imponiamo la condizione iniziale, y di 0. Allora y di 0 viene 0, 0 più 1 più c diviso 1 più 1. E y di 0 uguale a meno 1. Meno 1 uguale. E quindi otteniamo, quindi otteniamo meno 2 uguale a 1 più c, quindi c uguale a meno 3. Bene? Quindi se mettete c uguale a meno 3 avete selezionato l'unica soluzione di questo problema qua. Questa soluzione, questa qui, anche se non vi ricordate esattamente il metodo, dovete ricordarvi che ha infinite soluzioni. Le equazioni differenziali lineari hanno infinite soluzioni. Quando imponete poi delle condizioni che possono essere, adesso abbiamo visto solo passaggio per un punto, ma adesso vedremo anche altre cose, troverete un sottoinsieme di queste infinite soluzioni. Può darsi una sola soluzione, può darsi due, eccetera. Però l'equazione così, solo, senza condizioni, ha infinite soluzioni. Bene, allora vediamo quest'altro. Allora l'asintota più infinita, quindi uno, qui la soluzione è magari un po' più semplice di quella di prima perché non ci sono esponenziali, ci sono solo cose polinomiali, però poi della soluzione vorrebbe sapere questa, non vuole sapere l'espressione della, solo l'espressione della soluzione, vuole sapere l'asintota, bene, a più infinito. Ovviamente l'esercizio è graduato in maniera tale per vedere, insomma, uno valuta, più lontano uno va, meglio è. Quindi intanto fa la parte, diciamo, di trovare la soluzione, e quella già sarà una buona parte del punteggio dell'esercizio. Allora, in questo caso 2x è a piccolo di x, qui non ci sono problemi perché y' di x, il coefficiente è già 1, quindi siamo già nella forma canonica. Quando devo fare a grande di x, devo fare una primitiva di 2 alla x e tutto va liscio, trovo x quadro. Bene, allora posso anche già scrivere subito la formula della soluzione dell'equazione della soluzione di questa parte qui. Allora, di questa parte qui l'espressione qual è? Allora devo fare 1 su e alla x, quindi 1 su e alla x quadro. Poi devo fare l'integrale, allora qui ci metto una bella parentesi quadra, poi qui devo fare l'integrale di e alla ax, quindi e alla x quadro per f di x, cioè 3x più 4 in dx più costante. Questa è la soluzione generale dell'equazione differenziale, questa qui, va bene? Dunque, tutto sta adesso a trovare la primitiva di questo integrale qua. Allora, non bisogna aver studiato tanto per capire che qui la primitiva, così com'è, forse si potrebbe anche non riuscire a fare. Perché c'è di mezzo questo e alla x quadro, va bene? E quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare di rispondere alla soluzione senza trovare la primitiva. Allora, quindi ogni volta che uno si trova di fronte al problema che, no, in un algoritmo sequenziale fai questo, c'è un imprevisto, perché qui l'imprevisto è la primitiva, non so come fare, va bene? Uno deve cercare di vedere se sto pezzo si può saltare, se sto pezzo si può evitare di fare, va bene? Vi ho già spiegato che quando uno capisce che una cosa che è faticosa la può evitare e può fare in un altro modo, dimostra di avere una certa coscienza di quello che ha imparato. Se uno ha imparato solo a fare metodo sequenziale e l'imprevisto, niente, non è previsto, non lo fa, vabbè, magari gli daremo comunque la sufficienza, però, diciamo, bisogna cercare di imparare con un po' di criterio, cioè un po' di senso critico. Se tu impari solo a memoria, va bene, allora, dunque, cosa dobbiamo aggiustare qui, un po' di cose? Allora, prima di cercare di capire qual è l'asintoto, visto che prima
passaggio successivo a questo, che per adesso non so fare, era quello di imporre la condizione iniziale, vediamo di imporlo lo stesso. Allora, questo è un integrale indefinito, no? Quando tu dovevi imporre la condizione iniziale, che cosa devi fare? Insomma, questa qui è una funzione integrale, quando posso cambiare anche la x. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo metterci qui uno 0 e qui una x, per indicare che cosa? Allora, se io fossi in grado di calcolare la primitiva, che cosa dovrei fare? Dovrei fare f grande di x meno f grande di 0. E questa differenza, va bene, la posso anche indicare in questo modo, da 0 a x, va bene? Devo fare il calcolo. Poi vediamo un po', se voglio che per 0 faccia 5 questa funzione qua, adesso attenzione, c'è una piccola ancora una piccola modifica che forse conviene fare. Qui ci sono troppe variabili x, anche qui bisogna capire bene il ruolo delle singole variabili. Queste x che sono qui e qui esterne non sono le stesse x che sono dentro, va bene? Quando fate un integrale, diciamo, la variabile che utilizzate è una variabile che serve a fare l'integrale, va bene? Non è questa stessa x che sta qui fuori. Quello che ti interessa è il risultato di questa integrale. Questa variabile qui è meglio forse mettere una lettera diversa rispetto a questa x, perché non va confusa, va bene? Non va confusa. Questa è un'operazione da fare, e finita quell'operazione la variabile x non c'è più, va bene? Questa qui è variabile x, questa variabile x sono invece corrispondono alle variabili della funzione che stiamo cercando. Quindi lasciatemi mettere una t per evidenziare questa differenza che c'è. Bene. Ok, allora vediamo un po'. Quindi questa funzione qui adesso è nella variabile x, mi dice quando fai y di 0. Quando fai y di 0? Questa roba qua, quanto deve fare? Deve fare 5. Allora, proviamo a farlo sto conto. Lo possiamo fare senza sapere la primitiva? Sì, perché questo da 0 a 0 fa 0. E quindi cosa ti viene? Quando metti dentro y di 0 ti viene 1 su l a 0 che è 1. Questo qui, l'integrale tra 0 e 0 ti verrà 0. E poi ti viene la costante. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se vuoi che questo faccia 5, l'unica possibilità è che c sia uguale esattamente a 5. Quindi anche se non sei in grado di calcolare la primitiva, anche imporre la condizione iniziale lo puoi fare, lo puoi fare. Quindi qui ci metti l'intervallo sul quale stai ragionando, qui ci metti il punto iniziale, cioè lo metti qui sotto, e qui ci metti la variabile della funzione e poi imponi il passaggio per quel punto. Benissimo, allora questo deve fare 5. Verifichiamo di nuovo, quando metto x uguale a 0, questo fa 0, questo fa 5, questo fa 1, y di 0 è uguale a 5. E quindi anche imporre la condizione iniziale lo posso fare anche senza sapere la primitiva. Vediamo cosa posso ancora fare senza sapere la primitiva. Allora, questa è la soluzione di questo problema, va bene? È la soluzione di questo problema. Benissimo, che cosa devo fare per calcolare l'asintoto? Allora, l'asintoto che cos'è? L'asintoto devo mandare x a più infinito e devo capire se y di x si avvicina alla retta oppure no. E quando abbiamo fatto l'asintoto, è vero, c'era un metodo, dobbiamo fare prima y su x per trovare m e poi fare y di x meno mx per trovare q, ma la prima cosa forse da capire è: ma è un asintoto, se c'è questo asintoto, è orizzontale o obliquo? Perché se è orizzontale lo faccio subito, se è obliquo devo fare un po' più di lavoro. E allora intanto vediamo se c'è un asintoto obliquo. Quindi facciamo il limite per x che tende a più infinito di y di x. Facciamo intanto questo, se questo viene una costante va, se no dovrò fare y di x su x, sarà un po' più duro. Allora, l'y di x, eccolo qua. Allora, facciamo il limite, anzi, comincio un po' più a sinistra perché dovrò fare due passaggi. Allora, notate che l'esercizio per ora sono una riga per trovare la piccolo di x, e poi abbiamo direttamente scritto la formula della soluzione, quindi siamo alla seconda riga. Le terza e quarta riga dobbiamo ancora riempirla, perché abbiamo deciso di non trovare la primitiva, perché la primitiva non si può trovare. E alla x quadro, se c'è quello di mezzo, può essere un problema, va bene?
Comunque adesso vi faccio un esempio come si può fare senza primitiva. Allora, abbiamo prima messo la costante uguale a 5 perché così abbiamo imposto la condizione iniziale, va bene? E poi adesso facciamo questo limite qua, quindi limite per x che tende a più infinito di y di x. Perché allora devo fare limite per x che tende a più infinito di questa espressione che ho scritto. Integrale 0x e t quadro 3t più 4 di t più 5 e qui sotto c'è e alla x quadro. Bene? Ok? Bene, allora, quando x tende a più infinito che cosa accadrà? Allora, quando faccio il limite x tende a più infinito, questo tenderà a più infinito, no? E alla x quadro. Questa funzione qui a quanto tenderà? C'è un'integrale di mezzo, è vero? Ma quando x tende a più infinito, l'argomento dell'integrale a quanto tende? Anche quello a più infinito. Se tu integri una funzione che tende a più infinito, ma l'area sotto a che cosa tenderà? Anche quella a più infinito, va bene? Quindi questo qui tende a più infinito, questo a più infinito. Ah, forma indeterminata. L'altra volta, qualche volta scorsa, abbiamo visto qualche esempio di limite con integrale dove c'era una forma indeterminata. Abbiamo visto 0 su 0, ma capite che se è infinito per infinito è la stessa identica cosa. C'è un integrale di mezzo, non riesce a fare la primitiva? Vabbè, questa è la vera volta, la vera occasione per applicare Hopital. E applichi Hopital. Applichi Hopital e non fai nessuna derivata, non devi fare nessuna derivata perché devi sapere dalla teoria che la derivata della funzione integrale, derivata della funzione integrale, è la funzione stessa. E quindi quando fai, quindi qui, in questi passaggi, devi scrivere poco e pensare tanto. E alla x quadro 3x più 4 più 5. Quando fai la derivata di questo, va bene, la derivata da 0x di questo, ti viene fuori l'argomento dell'integrale. E quindi questa è la derivata del numeratore. Perché? Che cosa hai fatto? Hai fatto la derivata dell'integrale, quindi hai fatto la funzione inversa dell'integrazione. E qui sotto, beh, qui sotto devo derivarlo questo. Questa è una derivata che devo fare. E alla x quadro per 2x. Questa è la derivata del numeratore. E 5 va via, no? 5, sì sì, 5 andava via, grazie. Perché era fuori dall'integrale. Quando derivo, l'integrale viene quello e 5. Bene, arrivati a questo punto devo fare il limite. L'e all'x quadro lo posso togliere, eh? E quindi rimane 3x più 4 diviso 2x. X tende a più infinito, 3 mezzi. Bene? Allora facciamo ancora questo, qui basta. Allora, anche questa è dell'unico tipo che abbiamo visto, quindi non ci sono trucchi, inganni, x' primo a coefficiente 1, quindi non bisogna dividere già nella forma canonica. E quindi possiamo subito identificare a piccolo di x che è uguale a 2, a grande di x è la primitiva, una primitiva di 1, di 2, 2x, quindi il fattore integrante è alla x e alla 2x. Benissimo, allora adesso scriviamo
la forma della soluzione 1 su e alla x e alla ax per f di x più costante. Allora, quindi qua bisogna mettere 1 su e alla 2x e qui invece dobbiamo fare integrale tra di, allora, e alla 2x che moltiplica f di x che è 3 per e alla meno 2x. Bene, allora questi qui vanno via, devo integrare 3, devo integrare il 3, quindi viene la primitiva di 3 è 3x più costante diviso e alla 2x. La condizione iniziale era y di 0 uguale a 1, adesso cerchiamo la condizione iniziale, imponiamo la condizione iniziale. Allora, la condizione iniziale mi deve dare, allora scrivo y di 0 e questo deve essere uguale a 1, y di 0, metto qui dentro 0, mi viene 0 più c diviso 1 e quindi trovo automaticamente che c è uguale a 1. Quindi la soluzione richiesta è 3x più 1 diviso e alla 2x. Benissimo. Allora, visto che siete molto stanchi, mettiamo.